realizziamo la seconda posizione della classifica dei singoli più venduti in Italia. Position 2. Questa settimana è stato difficilissimo. Al primo posto lo Stato sociale, al secondo posto Metamoro. E quindi position 3, cioè Gali, con la sua canzone Cara Italia. Gali viene presentato come uno dei grandi esponenti della trap in Italia, no? Insieme a Sfera Ebbasta. Ma in realtà è molto diverso. I soldi non sono al centro della discussione. Quanto sono figo non è al centro della discussione. Quanto fanno cacare gli altri non è, non al, è centro al centro della discussione. Troie? No. Le armi? Non ci sono armi. Gali è italiano, però di origini tunisine, per cui c'è sempre questo colore nordafricano, molto interessante. Il video. I ragazzini del Porto Rico e il Maghreb insieme in Italia. L'analisi armonica, primo grado minore, quarto grado minore, quinto grado dominante. Cioè, il famoso giro armonico tanto caro alla canzone popolare, tarantelle, quello che volete. C'è una melodia che si muove, è molto accattivante, delle parti che variano. Si sente una ritmica molto mossa, il basso che fa un bel giro si muove. Leggiamo il testo. Ma che politica è questa? Qual è la differenza fra sinistra e destra? Cambiano i ministri, ma non la minestra. Il cesso è qui a sinistra e il bagno in fondo a destra. Gabber. Il cesso è sempre in fondo a destra. Io sono un pazzo che legge. Bello. Un pazzo fuori legge. E anche questo è bello. Quando mi dicono vai a casa, rispondo sono già qua. Io TVB, cara Italia. Sei la mia dolce metà. Quasi mi commuove. Quindi noi vorremmo dire a Gali qualcosa, mandargli un messaggio nella sua lingua e in quella dei suoi simili. Gali,